è un grande traguardo per me, per la mia famiglia, per tutti noi, per la mia big, cioè per il mio pubblico, è un grande traguardo questo. Infatti io non vedo l'ora di vedere i loro occhi e di sentire le loro emozioni. Io ce l'avevo in testa da un po', poi il mio grande capo mi ha detto: Ale, mi sa, siamo Veronica ovviamente, così in un pranzetto mi hanno detto: Ale, c'è la possibilità di fare lo stadio. Io per un attimo così, cioè non ci ho creduto subito, no? E perché poi ho detto di me mille pensieri, mille paranoie come al solito, però io mi sono affidata e fidata completamente, completamente. Dentro di me sento di essere pronta a ricevere questa cosa grande, questa emozione grande che sicuramente mi travolgerà. Io sono pronta, mi sento pronta. E questi 2 anni quasi, comunque quest'ultimo periodo, diciamo così, ho avuto molto il modo di riflettere su chi sono, su quello che voglio, e probabilmente non ho mai avuto il tempo in questi anni di poterlo fare per la fretta. E sono sempre stata, come ho sempre detto, il limite di me stessa. Non ho mai avuto una parola giusta e a modo nei miei confronti. E allora questo periodo mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa, a centrarmi, a trovare un equilibrio, a capire, a connettermi con le mie emozioni, e mi ha dato il modo di guardare l'area del passato. E il messaggio che mi sono data sicuramente è un messaggio ultra positivo, perché mi guardo oggi, mi vedo oggi, vedo una giovane donna che sempre è stata sincera con se stessa, con i suoi sentimenti e con le persone, e ad oggi le posso dire che sono molto orgogliosa di lei, tanto che ce ne sono 2 lì, che ho capito dopo 10 anni e mezzo che sono la stessa persona, però alla fine, insomma, meglio tardi che mai. Grazie, non a causa, ma grazie a questo periodo che c'è stato, sempre per la questione di vedere il bicchiere mezzo pieno, dove ho capito che entrambe fanno parte della stessa persona, quindi è inutile pormi dei limiti, perché l'ho sempre fatto solo io con me stessa, mi sono sempre troppo criticata e giudicata, e devo accettare, e ho accettato, ho accolto il fatto che io faccia la cantante e che possa pulire anche casa, portare la mia nipotina al parco o al mare. Sono la stessa persona, non devo odiare colei che ha avuto successo o disprezzarla, perché probabilmente se è arrivato questo momento perché se l'è inventato, e quindi ad oggi non lo voglio. Però mi piace l'idea di poter far capire quello che ho vissuto fino ad oggi, e questa lotta che continua, che c'è stata dentro di me, ma ad oggi l'accettazione sicuramente. Allora, sicuramente nella mia testa, cioè, è tutto abbastanza chiaro, devo soltanto poi mettermi a tavolino e parlare. Io penso tutti i giorni allo stadio, devo essere molto onesto. Oggi ho detto, mia madre era già entrata in ansia, ha detto: mamma, aspetta, manca ancora un anno, dobbiamo fare un sacco di cose. E poi in realtà sì, ho pensato, sì. Ho pensato anche al fatto comunque di poter far assaggiare, insomma, quello che abbiamo fatto poi in questi giorni, anziché in realtà in una notte, in una giornata, in 24 ore proprio in realtà, e anche una parte da poter dare al mio pubblico, ovviamente, sempre presente. La verità è figo, perché sono passati un po' di anni, no? E quindi ogni anno si aggiungeva poi della musica, si è aggiunta della musica nella mia vita, e quindi anche delle scelte, no? Magari delle priorità della musica stessa. E sarà veramente un macello, perché poi io so che il mio pubblico è molto affezionato ad alcune canzoni, e in questi anni le ho fatte in tutte le salse. Cioè, ho fatto a cappella, con gli archi, ho cambiato strumenti, e quindi sarà molto molto complicato, però meraviglioso, cioè devo mettere un po' tutto per forza, altrimenti non me lo perdoneranno mai.
Beh, magari fare un sondaggio tipo nel Fabilet, magari mi faccio aiutare un attimo, perché sennò è una tragedia. Cioè voglio che tutti siano felici, capito? Voglio che tutti possano fare il percorso, questo percorso insieme a me e poi attraverso la musica. Mi alleno molto, mi piace, perché diciamo che sono i 45 minuti che dedico per me stessa. Fisico e mente, dove lì proprio trovo un equilibrio bellissimo. Sicuramente mi allenerò perché, voglio dire, cioè, sarà un palco quindi dovrò fare destra, sinistra, avanti e indietro. Avrei anche probabilmente espertissimo e quindi mi allenerò tanto. Sicuramente penso al fatto di voler condividere questa festa con tutti, con tanti amici. E certo è presto, un po' presto a dirlo, nel senso che comunque mi voglio concentrare molto su quello che voglio dare, sia a livello musicale che a livello scenografico. Per me questo è molto importante, perché vorrei raccontare sia con la musica che magari continuare proprio la scia delle proiezioni, tutto quello che è stato il mio percorso, no? Anche interiore, ecco. E poi sì, non vedo l'ora di cantare per memoria. Cioè, per la prima volta che conosco a memoria, ma non lo dimenticherò anche, quindi solo perché adesso ce le ho passioni, quindi li ascolto molto spesso. Non vedo l'ora. Io vedo, mi proietto a quello che sarà il 13 luglio, e sarà una festa dove finalmente potrò riavere accanto a me tutta la mia famiglia itinerante, tutti i miei tecnici con i quali ho condiviso e anche non questi 13 anni di carriera, e faremo, spero, una ripartenza col botto per tutti quanti, sperando di poter fare un bel sospiro di sollievo e di tenere questo